Siamo con Gilda Falcone, presidente dell'Associazione Pietra Angolare, associazione diocesana impegnata nella promozione e nella valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio. Ci troviamo al Palazzo Vescovile di Termoli, interessato di recente da un importante progetto di valorizzazione. Di cosa si tratta? Sì, il Palazzo Vescovile da quest'anno è diventato uno spazio fruibile da parte di tutti gli artisti, associazioni, da parte della comunità per realizzare iniziative culturali, mostre temporanee, installazioni, mostre fotografiche. Insomma, uno spazio che cerca di valorizzare non solo il patrimonio storico, artistico e culturale della nostra diocesi, ma anche una produzione culturale proprio proprio che nasce dal basso, nasce dal territorio. L'idea di realizzare qui una casa museo è nata proprio per valorizzare al meglio una dimora storica che da un lato doveva conservare l'identità del luogo, quindi la sua storicità, e dall'altra parte invece anche aprirsi alla comunità e ovviamente al mondo dell'arte contemporanea e di tutto quello che riguarda la produzione culturale. Uno dei primissimi eventi è stata proprio la realizzazione della mostra diocesana, che è arrivata alla 13ª edizione, che ha ospitato proprio in queste sale alcune delle opere più importanti della diocesi di Termoli Larino e alcune opere contemporanee dell'artista Michele Porzia. La Casa Museo continuerà ad ospitare eventi, iniziative, tra quelle che partiranno purtroppo in maniera un po' limitata a causa del Covid e proprio dialoghi d'arte, uno spazio di confronto e di dialogo non solo tra gli artisti ma anche economisti, sacerdoti, giovani imprenditori per interrogarsi sul rapporto che c'è tra la fede e l'umano, le relazioni, quello che stiamo vivendo in questo particolare tempo. Il nome di questa casa museo è Stefanus. Sì, Stefanos è il nome di uno dei vescovi che ha fatto parte della diocesi di Termoli nel 1200. Il suo nome è all'interno dell'antica epigrafe che è stata ritrovata quando è stato scoperto il corpo, le reliquie di San Timoteo all'interno della cripta della cattedrale di Termoli. Viene citato nell'epigrafe come colui che nascose il corpo di San Timoteo a causa delle invasioni che colpirono Termoli in quel periodo. Quindi fa parte dell'identità di questo luogo, ma soprattutto della storia e della pietà popolare di questa comunità. Quindi il nome voleva da un lato ricordare l'identità del luogo, ma anche la funzione abitativa di questa struttura in quanto è un palazzo vescovile, ma dall'altro lato anche questa missione di un vescovo che ha fatto l'impossibile per custodire il corpo di uno dei discepoli più importanti della storia della cristianità, appunto San Timoteo.
Siamo con l'architetto Ivano Ludovico, direttore del Museo Diocesano Giovanni Andrea Tria. Ci troviamo all'interno del Palazzo Vescovile della Casa Museo Stefanus, che quest'anno ha accolto la 13ª mostra diocesana, ma ha accolto tutte le altre mostre organizzate negli anni e che quindi si sono proposte di valorizzare il nostro grande patrimonio culturale e di diffondere anche importanti messaggi. Un percorso che continua. Sì, precisamente. Questa idea è nata dall'intuizione del nostro Vescovo di valorizzare il nostro patrimonio e il patrimonio che è presente nelle nostre chiese. Dalla prima fino a oggi abbiamo fatto un sacco di strada raccontando quello che abbiamo esposto con dei cataloghi che sono appunto visionabili, e fino ad arrivare alla mostra di quest'anno che è imprevisto, come dopo vedremo bene il titolo, come si esplicita. È un percorso che valorizza proprio tutto il patrimonio e cerca anche di promuovere un percorso di ricettività, di accoglienza. Sì, non per niente. Le ultime due mostre sono state sul conoscere più a fondo quello che è stato per noi molisani l'accoglienza dei croati e degli albanesi, che sono le ultime due mostre sui temi con cui abbiamo trattato. Il percorso continua. Il percorso continua, sì. Aspetteremo il prossimo anno per vedere cosa possiamo fare. Incontriamo Oscar Vetta, rappresentante dell'associazione X-Place, impegnata in questo percorso di valorizzazione del nostro territorio, anche in percorsi di ricettività. Peraltro viene lanciato un nuovo sito che invitiamo ovviamente a visitare, mabtermolilarino.it. In cosa consiste? MAB consiste appunto nell'unione del museo, archivio e biblioteca diocesani. È un'idea di mettere insieme a livello comunicativo e non solo, ma anche di sforzo lavorativo, tutti i beni ecclesiastici, i beni culturali che appartengono alla diocesi, e quindi dare un unico respiro a questa idea, e di questo fa parte anche la Casa Museo di Termoli. E quindi la progettualità è quella di andare verso un'idea comune che metta insieme tutti i beni culturali. Allora invitiamo a visitare il nuovo sito www.mabtermolilarino.it. Incontriamo il Vescovo della Diocesi di Termoli Larino, Monsignor Gianfranco De Luca. Ci troviamo all'interno proprio del Palazzo Vescovile di Termoli, ora Casa Museo. Il tutto si inserisce in un importante percorso di valorizzazione e promozione culturale. Sì, ma soprattutto di restituzione o di messa in comunione questi spazi che appartengono alla storia della nostra città, del nostro territorio, e come diventano spazi di incontro, di promozione culturale, di confronto, ecco, di dialogo. Certo, e su tutte quelle dimensioni che riguardano l'uomo, la sua crescita, le sue età, la sua cultura, le sue passioni, i suoi sentimenti. Ecco, è un luogo di incontro per così, e di dialogo per crescere insieme, no? Ecco, se qualcosa ci ha insegnato, o ci sta insegnando meglio, questa pandemia, è che non possiamo fare le cose da soli, no? O insieme o niente, ecco. Per cui questo è vero sempre, perché l'uomo è fragile e incompiuto per definizione. Però la pandemia ce lo ricorda ed è una sfida a certe derive individualiste che accadono. Allora, ecco, come Chiesa diocesana, grazie anche alla ristrutturazione del seminario che adesso è diventato il centro pastorale della diocesi, ecco, abbiamo questo spazio, l'affidiamo alla creatività dei giovani, all'iniziativa dei giovani, perché possa essere sempre più spazio, ecco, di incontro e di dialogo tra dell'uomo che vive la quotidianità, ma anche che esprime
i propri sentimenti e le proprie capacità. E questo peraltro è un percorso ideale che negli anni ha visto, tra le altre cose, la nascita dell'associazione Pietrangolare, che appunto ha coinvolto e sta coinvolgendo numerosi giovani e diverse attività. Ma questo sicuramente mi dà fiducia, perché non è un fungo quello che è. Cioè questa struttura è già abitata da una vita, non è che suscita la vita, in quanto sono nate prima le realtà che la animeranno, che non sono esclusive, sono inclusive, però ci sono. E allora questa casa è già abitata, non è vuota, abitata da giovani che si sono messi in gioco, che amano questo territorio, che vogliono custodire e promuovere il patrimonio artistico-culturale della nostra diocesi, ma anche entrare in dialogo con tutto quello che nella città e nel territorio c'è di artistico, di culturale, di umano fondamentalmente. Buonasera dal cuore del centro storico di Termoli, precisamente dal Palazzo Vescovile, da oggi Casa Museo Stephanus. Parte si consolida un percorso che ha previsto nel tempo la valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale, dei nostri beni ecclesiastici, e si proietta verso il futuro, coinvolgendo tanti giovani e altri percorsi che abbracciano le tante dimensioni dell'umano, la fede, l'arte, la cultura, tutto quello che verrà fuori poi dalle prossime settimane, dai prossimi mesi. Saluto il nostro vescovo Gianfranco De Luca, Gilda Falcone, presidente dell'Associazione Diocesana Pietrangolare, impegnata da diversi anni proprio nella promozione dei beni culturali della nostra diocesi, e il direttore del Museo Diocesano Giovanni Andrea Tria, l'architetto Ivano Ludovico. È una serata particolare, anche intensa, pandemia permettendo, quindi come vedete dobbiamo rispettare le varie norme di distanziamento sociale, ma questo non impedirà di approfondire i temi di questo incontro. Stasera infatti partirà anche il primo di una serie di appuntamenti chiamati proprio, intitolati Dialoghi nella Casa Museo. Gilda, partirei proprio dal nome di questa casa, Casa Museo Stephanus, perché? Sì, la Casa Museo Stephanus nasce da un'idea, un progetto di valorizzazione del Palazzo Vescovile. Da un lato si intende ancora avviare un progetto che valorizzi i beni culturali della diocesi, mettendoli a disposizione della comunità, degli artisti, dei giovani che desiderano mettersi in dialogo con le bellezze diocesane e con il patrimonio storico, artistico e culturale. La Casa Museo nasce sia per dare la possibilità alla nostra comunità di realizzare all'interno di questi spazi mostre, installazioni, convegni, anche presentazioni di libri, così come è stato fatto anche negli scorsi anni, ma con una modalità un po' più nuova e strutturata. Abbiamo cercato di conservare anche l'aspetto residenziale della dimora, quindi lasciando tutto com'era, ma valorizzando soprattutto le sale per permettere queste iniziative culturali. Questo luogo ospita da diversi anni anche la mostra diocesana, che è arrivata alla 13ª edizione, e quest'anno conclude più un po' il suo percorso con la presentazione del catalogo della mostra, che quest'anno sarà accessibile anche attraverso il portale online MAB Termoli Latino. È un progetto che è nato proprio spinto anche dalla CEI, dalla Conferenza Episcopale Italiana, per dare una comunicazione integrata ai beni culturali di una diocesi, perché a volte fanno fatica, soprattutto in territori piccoli come il nostro, dove spesso manca la comunicazione, la promozione del territorio. Quindi dare una comunicazione integrata e anche una progettualità di iniziativa integrata era necessario. E il MAB, Museo, Archivio e Biblioteca, è l'acronimo che diverse diocesi italiane hanno già fatto
fatto proprio per avviare questo progetto di valorizzazione integrata. Ecco Ginta, tra l'altro parte proprio il nuovo sito, quindi si potrà consultare tutto anche su www.mabtermolinarino.it se non sbaglio. Sì, il nuovo sito è ufficialmente online da qualche giorno. Abbiamo riservato una sezione ai cataloghi realizzati durante questi anni delle mostre diocesane, ma anche degli approfondimenti su tutti i beni culturali della diocesi di Termoli-Larino, per dare anche la possibilità a studiosi e ricercatori di trovare delle fonti sempre più dettagliate e approfondite per fare eventualmente ricerche sui beni culturali della nostra diocesi. Il MAB ha anche una sezione che riguarda le visite che da ormai diversi anni offriamo con l'associazione Pietrangolare e l'associazione X-Place per dare anche un servizio quanto più puntuale e preciso a tutti i turisti e visitatori che scelgono il Molise come meta non solo turistica ma anche spirituale. Bene, grazie Gita, quindi invitiamo tutti a visitare il nuovo sito, peraltro realizzato anche in collaborazione con l'associazione di promozione sociale X-Place, quindi uno sguardo ampio che pensa e punta anche alla ricettività di un Molise che quest'anno, lo sappiamo, ha visto anche incrementare il numero di presenze, anzi proprio qui, sotto, come dire, nei sotterranei, no, della cattedrale, in tanti poi hanno potuto nel tempo visitare anche la Termoli sotterranea, rispettando tutte le norme e le misure di sicurezza. Ivano, è un percorso dunque che si consolida? Sì, ormai siamo, parliamo della mostra, è la 13ª edizione. La cosa strana che stavo pensando adesso è che normalmente uno fa l'inaugurazione di una mostra, e quindi fa il vernissaggio, e difficilmente fa il fine, cioè giudica le cose alla fine. Forse questa è l'occasione proprio per dirci com'è andata e anche per farci raccontare da chi come protagonista ci ha dato una mano a metterla su, cioè l'architetto Porzia Michele e Don Nicola Mattia. Quindi è bello, non voglio anticipare nulla, però è bello sapere e tirare le somme di come questa iniziativa è andata. Una cosa che volevo dire era citare, sto leggendo l'enciclica del Papa, e dice proprio questo: proprio mentre stavo scrivendo questa lettera ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia, che ha messo in luce le nostre false sicurezze, è apparsa evidente l'incapacità di agire insieme. Beh, questa ipotesi, questa idea che va avanti da 13 anni è un po', voglio rispondere a questa nostra incapacità di agire insieme. Quindi l'idea di fare una mostra, l'idea di invitare gli artisti, l'idea di fare una casa museo, l'idea di aprire un museo, di essere al servizio di un patrimonio che comunque parte da Vescovo Stefanos, ma anche prima, forse 2000 anni fa, e farlo conoscere e incontrare chi ha la stessa passione per la bellezza. C'è un passaggio che fa il Papa e dice: avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo dialogare. Beh, questo è un tentativo messo su per dialogare insieme, per parlare di arte, per poter conoscere gli altri e per magari creare occasioni per anche di possibilità per i nostri ragazzi di crescere. Grazie Ivano, bene, condividiamo questa proposta di dialogo, peraltro hai anticipato anche il primo dei dialoghi che ci sarà questa sera tra l'architetto Michele Porzia e Don Nicola Mattia, che avrà come tema proprio un incontro tra arte e fede che parte dalla 13ª mostra diocesana e poi si ampliano su altri temi, spaziare su altri temi. Eccellenza, allora questo dialogo lo condividiamo insieme in una
case, una casa di palazzo vescovile che viene abitato in modo, come dire, nuovo e innovativo. Certo, di solito si fanno prima le strutture e poi si dice adesso che ne facciamo, oppure adesso dobbiamo trovare le persone. Noi siamo partiti, penso evangelicamente, da libertà alla vita e poi si creano anche le strutture, perché io penso che sia la vita a fare le strutture. Questi sono gli otri uomini, no, che contengono vino nuovo, no? O il vestito nuovo, no? È così. Certo, e perciò sono anche sereno. Questo è come il punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio, il punto di arrivo di un percorso di 13 anni, dove questo spazio per un mese veniva come condiviso con chiunque passasse. Adesso, ma questo spazio condiviso ha prodotto, ecco, due associazioni, una culturale, una di promozione sociale, ha visto la nascita del museo, della biblioteca e di quant'altro, no? Ecco, e anche il coinvolgimento di tante persone, artisti che hanno dato la loro sensibilità, il loro contributo. E adesso diventa la casa di tutto questo, no? E vuole promuovere ulteriormente tutto questo. Perciò, ecco, c'è solo da così. Io vivo questo momento con gioia e anche con tanta serenità e speranza, proprio perché non c'è come lo sforzo di fare, ma la necessità di abitare e di incontrare, no? Ecco, perché c'è una vita che piano piano, ecco, è cresciuta e sicuramente questo è il presupposto perché possa ulteriormente crescere, si potrebbe dire fruttificare, no? Ecco così. Scienza, poi in questo progetto sono coinvolti anche tanti giovani. Certo, certo. Sì, sì, sono coinvolti tanti giovani e perciò e anche, diciamo così, nasce anche la risposta di queste associazioni, che poi ci sono altre che non sono direttamente coinvolte qui, sono nate proprio da una lettera che dopo la visita pastorale io scrissi, no? Ecco, il sogno di una chiesa, una terra per giovani. Ecco, certo, rimane ancora un sogno che viene anche aggredito dalle percentuali lì, diciamo limitate, no? Ecco, e soprattutto dagli esodi forzati a volte, no? Perché un giovane è un cittadino del mondo e deve essere libero di intraprendere dove desidera. Ecco, però ci sono anche dei giovani che vorrebbero intraprendere qui e magari si ritrovano, ecco, a dover forzatamente migrare, no? Ecco, ringraziando Dio, ecco, la Chiesa, per quel poco che ha fatto, la comunità cristiana, ecco, ha dato lo spazio a qualcuno che si è messo in gioco e sembra che sia possibile. Se facessimo insieme le varie realtà, le varie istituzioni, questo lavoro, forse tanti altri giovani potrebbero sognare e intraprendere qui. Ecco, eccellenza, quindi ha ribadito il concetto così importante della rete. La rete è davvero fondamentale anche per un territorio, forse soprattutto per un territorio così piccolo, in cui tutte le varie realtà possono dare e dovrebbero, speriamo, dare il loro contributo per dare una piccola speranza anche in un tempo, no, così denso di incertezza. Noi ringraziamo per questo primo momento il nostro vescovo, anzi lo invitiamo a venire con noi per il dialogo che inizierà tra qualche istante. E allora io saluto Gilda Falcone, presidente dell'Associazione Pietrangolare, e l'architetto Ivano Lovico, direttore del Museo Diocesano, e rinnovo anche l'invito a visitare i vari siti attivi in cui sono illustrate tutte le varie attività, quindi l'Associazione Pietrangolare della nostra diocesi e il nuovo sito lanciato da poco www.mabtermolindarino.it. Dunque, allora, come accennavamo all'inizio di questo collegamento, vi ricordo che siamo online sulla pagina Facebook della nostra diocesi. Ringrazio
Don Fernando Vanna per la parte tecnica, e l'intera produzione di questa sera poi si potrà rivedere anche su Misericordia Televisione, quindi sul digitale terrestre, il canale 604. E ringrazio inoltre anche il nostro amico Nicola Mastro Giuseppe, che successivamente proporrà, caricherà anche tutti i materiali sul suo canale YouTube, e poi ringrazieremo tutte le emittenti che daranno spazio a questa iniziativa a questo momento. Dalla Casa Museo Stefano, allora io rinnovo l'invito a Don Nicola Mattia, l'architetto Michele Borsi, a prendere posto accanto a me e al nostro vescovo per iniziare la seconda parte di questo collegamento e iniziare il primo dei dialoghi nella Casa Museo. Un dialogo che stasera avrà come tema l'arte e la fede. Buonasera Don Nicola, buonasera architetto Borsa, ti chiamo Michele, così accorciamo, come dire, anche le distanze, il tempo di distanziamento sociale. Partiamo proprio da Michele, dalla vostra diocesana, che quest'anno ha visto proprio questo incontro tra arte e fede, arte contemporanea e opere d'arte della nostra diocesi. Come si è arrivata a questa proposta culturale? Quella che era la scrivina quando intervieni. Sì, allora questa domanda l'avevo ricevuta da Ivano, Ludovico, che mi ha proposto questa occasione. In un momento così difficile ho pensato che fosse straordinario, perché proprio nel momento in cui, nel periodo in cui sembrava quasi impossibile uscire di casa, vedere le persone care, pensare ad una mostra è stata una cosa veramente sorprendente. Quindi è andata un po' così, un po' per la conoscenza che abbiamo reciproca, e lui conosceva le mie opere e ha detto che, insomma, che sarebbero state perfette per questa occasione. Opere che peraltro sono state esposte anche in alcuni dei locali delle attività commerciali del centro storico di Terni, e questo ha creato proprio, a proposito di rete, anche un coinvolgimento e una sensibilità da parte degli operatori a custodire le opere. Sì, c'è stato da un lato il coinvolgimento, dall'altro anche questo è nato da un'idea di Ivano e di Gilda, cioè quella di poter usufruire di delle vetrine in modo che non ci fosse una folla, non ci fosse affollamento, quello che viene ripetuto costantemente, di non assembrarci. E quindi queste due cose sono andate a collimare, a trovare una riduzione, un unicum, proprio con questa idea di fare una mostra itinerante che avesse come tappa finale, ma anche come cuore pulsante, proprio questa casa. Grazie Michele. Don Nicola, allora è un modo per individuare i punti di contatto tra arte e fede, partendo proprio da questa mostra. Arte e fede non hanno in verità bisogno di punti di contatto, perché sono orientati verso l'unica bellezza. Scrive Marco Chagall che l'unico colore che dà senso all'arte, alla vita, è l'amore. Questo amore è Dio. Chagall conosce bene questa esperienza di Dio, come Van Gogh, come altri. Per cui parlare di fede senza l'arte, diceva Papa Benedetto, è quasi impossibile. Parlare di arte senza la fede è... Già Kandinsky diceva che non esiste arte se non spirituale, non spirituale dell'arte. Nella nostra cultura Chagall afferma che un artista non può che intingere i suoi pennelli nella grande lavorozza che è la primitiva di Dio. Per cui in questa dimensione
distinzione arte e fede, come ci diceva poco fa Michele, no? Distribuendo le opere lungo le strade del borgo antico di Termini, arte e fede hanno fatto lo stesso percorso, avendo una unica meta, aiutare l'uomo ad alzare lo sguardo verso il mistero, verso Dio. Ci accompagna in questo caso Sant'Adamo, poi ci sono due opere proprio di Michele, quindi siamo proprio immersi in questo percorso. Il percorso dell'arte come esperienza di fede è un percorso che comincia col capitolo primo della Genesi, quando Dio crea. In verità è stupendo, perché Dio poeta la creazione. La creazione è poesia. Quindi in qualche modo, secondo il primo capitolo di Genesi, questo grande artista, come lo definisce Van Gogh, che è Dio, non fa altro che trasformare il caos in poesia. Per cui è evidente che, leggendo la Bibbia, che già la creazione non è un atto meccanico, ma un gesto di amore. È un gesto che scaturisce innanzitutto dal cuore, perciò è poesia. E perciò Dio diventa dai primi passi un artista inatteso. È meraviglioso nel capitolo 34, se non mi sbaglio, 31 del libro dell'Esodo, dove Dio dice che da lui agli artisti che devono costruire la tenda di convegno, devono costruire l'arca dell'alleanza, devono scolpire, dipingere. Lui dice: io ho dato il mio spirito, trasformando l'artista in un essere vocazionale. L'artista risponde a Dio che chiama. È stupendo questo. E in tutta questa esperienza, quando Gesù deve definirsi, si definisce bello: io sono un bel pastore, no? È di quella bellezza che è fatta di sguardi, però non di un'estetica effimera, di quella bellezza che noi contempliamo nel mistero della croce, perciò della Pasqua. Michele, ecco, una bella riflessione, come vedi anche questo, no? In mezzo anche all'arte contemporanea, l'arte contemporanea come si può avvicinarsi anche alla fine? Allora, sicuramente, come ha ben detto Don Nicola, è un artista, ha quasi una vocazione proprio come quasi quella del sacerdozio, cioè sente dentro una necessità, l'artista vero, come dice Rilke in una lettera a un giovane poeta, di mandare le sue poesie, e gli risponde: sei un poeta se non riesci a vivere, se non riesci a vivere senza scrivere. E quindi questa necessità profonda che ha l'uomo e che e poi alcuni individui la sviluppano in una maniera più raffinata. Però la creatività è un dono che abbiamo tutti, che utilizziamo nella vita quotidiana anche senza accorgercene. E per questo Joseph Beuys, per esempio, diceva: tutti sono artisti, ogni uomo è un artista, perché dentro di sé può essere creativo, co-creativo, in ogni sua azione. E l'artista interpreta questo in una maniera più, probabilmente più ricercata, più raffinata, perché si dedica totalmente a questa cosa misteriosa che è l'arte, perché
l'arte appunto come è spirituale, perché non c'è un'epoca, non c'è mai stata un'epoca in cui l'uomo non si è espresso artisticamente. Anche nelle tragedie più grandi ha sempre avuto la necessità di esprimersi. Questo mi ha fatto riflettere molto sul fatto che sia proprio necessario all'uomo, alla psiche umana, e come se fosse l'arte una emanazione della psiche, che la psiche è il respiro, quindi racchiude in sé sia la parte logica che quella non logica del pensiero. E quindi per questo è profondamente spirituale. Grazie Michele. Volevo coinvolgere anche il nostro vescovo in questo discorso, da questa domanda, l'arte e vocazione. Sì, proprio ascoltando i nostri interlocutori qui, dialoganti, mi veniva ricordo, no? Mi hai fatto come un prodigio, ecco, ogni uomo è un prodigio. E ogni uomo perciò è un artista, perché è unico e irripetibile. Poi ci sono alcune manifestazioni che, ecco, è ovvio, io non sono Michelangelo, no? Ecco, nel senso che non esprimo questo mio essere prodigio nella maniera di Michelangelo, ma ognuno di noi nella sua specificità ha questa potenzialità, non di essere Michelangelo, di essere se stesso unico e irripetibile, no? E l'arte è una manifestazione di questa esplosione e compimento, perché l'uomo è incompiuto e va verso il compimento, no? È l'espressione, no? Ecco, così. Grazie Eccellenza. Nicola, peraltro proprio il tema dell'arte degli artisti è stato anche al centro di alcune lettere da parte dei papi, giusto? Sì, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto hanno scritto una lettera agli artisti, conseguenza della lettera agli artisti del Concilio Vaticano II. Papa Francesco invece ha fatto dell'arte, rispondendo a una giornalista in un'intervista per un'idea di arte, Papa Francesco parla dell'arte come la dimensione più inclusiva che possa esserci e come recupero dello scarto, e fa degli esempi, dicendo per esempio alcune colonne dei templi greci o della bellezza di Roma, della romana, se non fossero state reintegrate nelle nostre chiese l'avremmo perdute. E addirittura Papa Francesco chiede che i musei non puzzino di muffa, che abbiano spazio anche per le nuove esperienze artistiche e non siano nostalgia di un passato. Sia Giovanni Paolo II, il primo per la verità a parlare agli artisti dei pontefici del nostro tempo, è stato il XII, che invita a partecipare all'opera creativa di Dio. Papa Giovanni non ha parlato agli artisti per niente, però ha commissionato quell'opera stupenda che sono Le porte della morte a Sederio Vaticano o a Manzù. E Giovanni Paolo II ci ha restituito in Occidente lo sguardo meravigliato sulle icone che avevamo perduto. Papa Benedetto ci ha parlato dell'arte, del recupero della bellezza dell'arte occidentale, ma ci ha parlato anche della musica come arte, cioè non soltanto dell'arte figurativa, ma dell'arte poetica, dell'arte musicale, dell'arte a 360 gradi, d'altro in qualche modo, molto più in qualche modo. Josef Ratzinger è un artista lui, no? Un musicista, anche a un certo livello, e il fratello, per cui il contesto culturale, familiare nel quale Josef Ratzinger respira è un contesto nel quale l'arte fa parte del pane quotidiano, e chiaramente questo influisce sulla sua idea di arte. È interessante come sia Papa
Benedetto sia Papa Giovanni Paolo II, parlano dell'arte a partire dal mistero dell'incarnazione. Se Dio non si fosse reso visibile nel bambino di Betlemme, oggi la nostra arte non potrebbe esprimere così come fa la sua spiritualità. Senza per questo negare la spiritualità dell'arte preistorica, per esempio, no? Ma come sempre accade, secondo il criterio della fede, l'incontro con Cristo dà una chiave di lettura al mistero che non si porta nel cuore. È interessante, diciamo una cosa poco fa Michele, no? È interessante comprendere come veramente l'arte prova a mettere al mondo il cuore dell'artista. Bisogna vedere quanta lucidità è negli occhi di chi guarda quell'opera d'arte e sa, attraverso le opere, leggere il cuore dell'artista. Certamente, se parliamo di Giotto, di Caravaggio, diciamo qualcosa di diverso, se parliamo di Picasso, di Landa o di Paladino o di altri, però il cuore dell'uomo è sempre quello, è un luogo nel quale ansia nella Dio e Dio si incontra, e questo non può che produrre bellezza. Non possiamo dimenticare che uno dei salmi che più guardiamo con gli occhi della Chiesa innamorata ci fa dire a Cristo: tu sei più bello tra i figli dell'uomo. Bene, Don Nicola, poi a proposito di qua mi ricordavo proprio questo periodo di pandemia, in una delle messe che Papa Francesco ha celebrato in Santa Marta, un giorno ha invitato proprio a pregare per gli artisti, quindi valorizzando e ricordando proprio il loro ruolo. Michele, sì. Ha fatto qualcosa di più, quando nella piazza San Pietro vuota, sotto la pioggia, ha portato il Cristo di San Marcello, una scultura del Cinquecento, certo. Immensa, no? Certo. Lo stesso la Salus Populi Romani, la propria del padre, certo. E certamente come il Crocifisso di San Marcello sono opere per il culto, ma sono anche di una bellezza mozzafiato, no? Si racconta, non so quando sia vero che quando si doveva realizzare l'immagine della Madonna di Lourdes, fecero vedere a Santa Bernadette tante immagini, e a un certo punto, quando lei vide la Madre Populi Romani, disse: questa è quella che più si avvicina. No? E il Papa, si vede che il Vescovo di Roma non può che essere legato a quella immagine, però quella immagine, anche in quel momento particolare, ce l'ha proposta come luogo di bellezza, no? Quasi a chiederci, attraverso il Crocifisso di San Marcello, attraverso la Salus Populi Romani, non abbassate lo sguardo, sollevate lo sguardo e troverete bellezza. E questo desiderio di bellezza, dopo lui l'ha ripetuto tante volte, ci fa andare oltre la pandemia. Scusa l'interruzione. No, era un'interruzione, anzi. Sicuramente da rimarcare, poi tutti abbiamo vissuto quella giornata così intensa che resta nel cuore di tutti. Michele, a proposito, no, di questo tempo, direi si è fatto, no, proprio anche il ruolo dell'arte in questo tempo di pandemia, dipendendo poi anche l'osservazione di Don Nicola. Io credo che sia stato e sia un momento molto duro per gli artisti, soprattutto per quelli che si occupano delle arti, diciamo effimere, e che hanno bisogno di pubblico. Una performance non è possibile senza il pubblico, e questa è una grande limitazione espressiva, e io diciamo abbraccio un po' un'idea extramediale dell'arte, e ho cercato anche proprio nel Palazzo Vescovile di inserire delle opere che proprio fanno pensare a questo
a questa chiusura in una stanza. E infatti generalmente non opero così tanto sulla tela, sulla tela tirata, e in questo caso queste tele sono da considerare come dei pomeri. E il pomello è il recinto sacro in cui qualcosa poteva cadere, e quindi queste tele rappresentano il quadrilatero di una stanza, e hanno una loro spazialità e non vanno viste come delle tele classiche di pittura. Sono tele cucite, tele ricamate, strappate con materiali di riciclo, materiale trovato in vecchi bauli di famiglia. E, in un'epoca come questa l'arte ha un ruolo fondamentale, cioè quella di dare speranza, perché credo che a differenza di altri momenti storici molto duri, come ad esempio le guerre, durante le guerre c'è comunque una sorta di entusiasmo, anche se non magari un'energia magari canalizzata in una maniera negativa verso la distruzione, verso il nemico. E poi però c'è un momento dopo, che è quello della rinascita, e invece ora stiamo vivendo una sorta di agonia che è molto deprimente, sta portando molta depressione proprio psicologica, e questo l'arte è provato scientificamente che può aiutare. L'arte contemporanea in Canada viene prescritto in Canada la visita ad un museo di arte contemporanea proprio come terapia, e sia quindi fare arte che fruirne è un'esperienza che può guarire e che guarisce le ferite che tutti abbiamo, e quindi credo che proprio sia il seme più puro della speranza, l'arte. La terapia, Don Nicola, si può seguire in questo territorio, abbiamo tante occasioni, tante opportunità. Facciamo il punto: se questa esperienza che stiamo vivendo è notte, come diceva Michele, allora a noi, anche attraverso l'arte, ma non solo attraverso l'arte, viene posta la domanda che Isaia pone al profeta, alla sentinella: quando manca l'alba? Perché noi non possiamo accontentarci della notte, o meglio, siamo in attesa dell'aurora. E mentre questo accade, questa domanda, quando manca all'alba, è la domanda che l'arte pone e alla quale l'arte risponde. Perché l'arte, tutta l'arte, tutta, è comunque una profezia, e quindi uno spingere in avanti, un andare oltre. È bellissimo notare che nella storia della Chiesa la notte è il luogo delle esperienze più profonde. Roberto di Solesmo, Donald Greco e Stefano Harding cominciano a dire una cosa meravigliosa: ci vuole la notte per vedere le stelle, no? Ci vuole la notte per vedere le stelle. E Giovanni della Croce scrive la sua notte oscura, in un momento per lui pandemico, straordinariamente pandemico, sai, il pastor Fico e così via. Vedete, abbiamo ancora nelle orecchie l'eco di Papa Francesco che chiede alla Chiesa: dobbiamo essere Chiesa in uscita. È
un invito che ci ha scossi, ci sta mettendo alla prova, anche in questo tempo. Noi possiamo smettere di essere chiesa in uscita perché c'è la pandemia, anzi, a maggior ragione dobbiamo essere in uscita. Però la sposa del Cantico dei Cantici è uscita di notte, non ha avuto paura né delle guardie che la bloccavano, né delle amiche che lo scoraggiavano, perché cercava il suo amore. La Chiesa può essere chiesa in uscita nella misura in cui continua ad essere la sposa del Cantico dei Cantici che la notte cerca il suo sposo. È meraviglioso questo. Come fa questo la Chiesa? Attraverso la parola, l'evangelizzazione, la condivisione. Certe volte andiamo a capire, come dice bene e bello Papa Francesco, attraverso la cultura di tutti i popoli, no? Papa Giovanni Paolo II, ripetendo un'affermazione di Paolo VI, dice che è l'uomo la via della Chiesa per arrivare a Gesù Cristo. E questa via passa anche nella notte, ma se la Chiesa continua ad essere sposa e innamorata, non avrà paura di cercare la bellezza dell'amore. E allora sarà uscita, diversamente è stato un sacrato, si ferma alla prima circostanza. In questo tempo, allora, la prima cosa sarebbe recuperare la bellezza dell'amore. E l'amore, di nuovo, non può che esprimersi, non può che rendere le cose più belle. Gli occhi di una ragazza, di un ragazzo innamorato, innamorati, che sono una cosa indescrivibile, no? Non c'è bisogno che ci dicano, ci accorgiamo da soli. Allora, ecco, in questo tempo di prova, in questo tempo oscuro, il Signore ci dà di vedere le stelle. È incredibile come è questo il tempo nel quale la Chiesa, 8 giorni fa, beatifica una ragazzina di 15 anni. È incredibile ma vero che questo è il tempo nel quale la Chiesa cerca maggiore purezza dentro di sé, nei suoi percorsi. No? Quasi quasi questa esperienza ci sta stimolando a diventare più belli, a rivestirci dell'abito nuziale per percorrere queste strade notturne all'incontro con lo sposo. E chi ci può aiutare a fare questo se non chi si porta nel cuore la nostalgia di una bellezza straordinaria? Diceva Tommaso d'Aquino, Agostino, quando Agostino fa parlare la creazione, Tommaso, scusate, fa parlare la creazione, guardate noi, se noi siamo così belli, cosa deve essere la nostra origine? La bellezza, se questa bellezza effimera è così, come sarà la bellezza eterna? Di quella bellezza, come Chiesa, siamo innamorati, innamorati con una sposa che non teme la notte e quindi anzi non vede l'ora di uscire. Grazie Don Nicola, per noi queste belle approfondite riflessioni ci avviamo alla conclusione di questo primo dialogo, ma vorrei concludere con il nostro vescovo proprio con un messaggio anche di speranza. Parlavamo, no, di non sprecare questo tempo, anche riferendoci, mi permetto, al tema del nostro nuovo anno pastorale, che sarà proprio quello di prendersi cura dell'altro, quindi di appartenere a un territorio, alla nostra famiglia, alla nostra comunità, quindi guardare anche in positivo tutto quello che sta succedendo. Sì, dentro quello che accade, che sicuramente è diciamo, tutte quelle caratteristiche che possono essere riassunte nella notte, dentro quello che accade c'è questa presenza, che poi è l'evocazione dell'aurora, del giorno che viene. Noi non siamo fatti per la notte, non siamo fatti per il giorno. La notte va attraversata, però non subita. Ecco, il Papa dice questa espressione che ha detto: la cosa peggiore della pandemia che viviamo sarebbe quella di tornare a fare le cose di prima. Ecco, il Signore è dentro questa avventura che viviamo faticosa, però c'è
e ci dà dentro questa avventura la possibilità di alcune intuizioni, di alcune azioni, di alcune scelte che, ecco, ci fanno vedere l'aurora che viene, no? E ci fanno dire che la notte passa, ecco questo. Ma in uno stesso tempo ci rendono costruttori, perché, ecco, non è che noi subiamo la notte come non subiamo il giorno, viviamo la notte e viviamo il giorno, no? In una partecipazione. Quando l'artista che cosa fa? Cioè partecipa ed esprime una bellezza che è cioè parte, ma anche parte diciamo unica, originale, dell'unica bellezza, ma che, no, ecco, qui è così, siamo partecipi, ecco, non siamo persone che chiamate a subire, no? Ecco, sarebbe proprio deleterio lasciarsi opprimere da questo, no? Ecco, perciò la speranza è questa, e sicuramente, no, il prendersi cura è la risposta in fondo, quello che anche viene da questo messaggio, da questo luogo che diventa una proposta, no? Ecco, dal lavoro di queste persone, di questi giovani che si sono coinvolti in questo avventura, si prendono cura. E nel prendersi cura della realtà, dell'altro, delle situazioni, si realizza se stessi. Ecco, non secondo un cliché di moda, ma secondo l'originalità che ognuno porta e può realizzare. Questo un po' mi sembra. Grazie Eccellenza, quindi possiamo concludere proprio con questo invito, proprio di prendersi cura uno dell'altro. Ringrazio il nostro vescovo Gianfranco De Luca, Don Nicola Mattia, l'architetto artista Michele Possia, e ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo primo dialogo d'arte e fede dalla Casa Museo Stefanus di Cato, ospitata all'interno del Palazzo Vescovile di Termoli. Naturalmente comunicheremo le prossime iniziative in funzione di quello che sarà possibile in base all'emergenza sanitaria in corso, ma da oggi parte proprio, si consolida anzi questo percorso di valorizzazione culturale del nostro territorio, della bellezza che proprio possiamo condividere ogni giorno, e rimaniamo tutti insieme con questo auspicio positivo. Ricordo che potete rivedere questo dialogo d'arte, la presentazione del progetto, sulla nostra pagina Facebook. Il tutto andrà in onda anche in formato integrale su Misericordia Televisione, canale 604. Si potrà rivedere anche con le varie interviste sul canale YouTube a cura di Nicola Mastro Giuseppe, e poi su tutte le varie testate telematiche, televisive e cartacee. Anzi, al momento abbiamo un'unica testata cartacea in Molise, il Primo Piano Molise, che poi potranno ospitare questo approfondimento. Ringraziando ancora i nostri ospiti, io auguro a tutti una buona serata. Incontriamo l'architetto, l'artista Michele Porzia, quest'anno coinvolto nella 13ª mostra diocesana e in questo primo dialogo nella Casa Museo insieme a Don Nicola Mattia, un punto di contatto significativo tra arte e fede. Quale, a tuo avviso, anche l'elemento fondante di questo incontro? Sicuramente l'elemento fondante è la creatività, e non la diffusione di questa idea di creatività che è proprio la caratteristica, una delle caratteristiche umane, ma che appartiene anche a tutti gli altri esseri viventi. E prendersi cura non solo degli altri umani, ma anche del mondo. Abbiamo visto che paradossalmente durante questa pandemia
dal punto di vista ecologico abbiamo ottenuto dei risultati. E, non dimentichiamoci questo. Io ho utilizzato in molte delle opere una garza e dei tessuti come se fossero le garze ormai pulite, come se la ferita fosse ormai sanata. E proprio nel prendersi cura che nel prendersi cura del mondo che trova la ragione l'arte, a mio avviso. E per usare prima Don Nicola ha parlato dell'artista come una persona che ha una vocazione, io concordo con questo, ma credo che ci sia un doppio vocativo da parte del mondo verso l'artista e da parte dell'artista verso il mondo. E, mi viene in mente un paio di versi di una poesia di Zanzotto, di Andrea Zanzotto, che è scomparso qualche anno fa, che è intitolata proprio Al mondo, e dice: non accartocciarti in te stesso, non accartocciarti in me stesso. L'arte ha la capacità di spiegare la realtà, di spiegarla, quindi al contrario dell'accartocciarsi, è un movimento opposto. In questo credo che sia importante supportare l'arte e gli artisti, non solo da un punto di vista diciamo con le parole, ma anche con un supporto che sia fattivo, perché è un momento davvero difficile, soprattutto per gli artisti che non possono esercitare questa, che è molto più di una professione. Incontriamo Don Nicola Mattia, primo dialogo dalla Casa Museo di Termoli, dal Palazzo Vescovile di Termoli, un dialogo con l'artista Michele Porzia tra arte e fede. Hai rimarcato che non c'è solo un punto di contatto tra arte e fede, ma molto di più. Certamente, l'arte è una delle espressioni della fede e attraverso l'arte sono in tanti ad aver testimoniato la propria fede. Ho citato tra gli altri Van Gogh, Chagall, per parlare dei nostri, ma certamente l'esperienza di fede di Caravaggio, di Giotto, di Cimabue ci raccontano tanto, almeno per citarne alcuni, lo stesso Michelangelo, Leonardo, Raffaello, ma anche Paladino ci dice qualcosa, anche se si professa non credente, ma questo desiderio di Dio che poi diventa espressione di bellezza, sono la chiara testimonianza che la fede è una delle vie per arrivare a Dio, ma anche una delle espressioni dell'amore di Dio e della sua bellezza.